Benvenuti ad una nuova puntata di Metti una sera a cena. Ci troviamo nella sede dell'antico Girarrosto Ischitano ad Ischia, in via Baldassarre Costa, un pezzo di storia di quest'isola, così come è conosciutissimo e non ha bisogno di presentazioni, il patron di questa attività, Peppe Ferrandino, che insomma un po' di strada l'ha fatta, no? Abbastanza, sono ormai 30 anni, quest'anno ricorre il trentennio. Senti, dopo tanti anni si lavora sempre per soddisfare il cliente con lo stesso entusiasmo, come si fa a conservare quella passione innata per il proprio lavoro? Allora, è iniziato 30 anni fa e il locale faceva solo polli. Poi un anno dopo l'altro abbiamo aggiunto sempre nuove pietanze e quindi abbiamo arricchito il nostro menù mano a mano tutti gli anni, e quindi proprio perché abbiamo arricchito e ogni anno c'è stato qualcosa di diverso, abbiamo progredito, diciamo. Vabbè, di strada ne devono fare ancora. Nel frattempo, allora, tu sai che stasera lì qui gireremo con un ospite che andremo a scoprire tra un po'. Non ti chiediamo di andare su quei prodotti dello spiedo che ormai conosciamo a memoria, però volevo capire nel corso di questa chiacchierata cosa è che ci farei assaggiare di particolare, come variazioni al tema. Guarda, sembrerebbe un classico, però è qualcosa di nuovo. Un semplice crocchè di patate, fatto con le patate. Che già di questi tempi è tanta roba. È difficile trovarlo. E poi, come puoi vedere, io con un crocchè ci faccio poco, che ci mettiamo vicino? E poi magari andiamo sul classico, una bella pizza mia omonima. Quindi pizza Peppe. La pizza Peppe. Che come si prepara? Allora, parte dalla marinara, aglio, olio, origano. E poi in corso d'opera abbiamo aggiunto le olive di pugliesi. Abbiamo messo la mozzarella di bufala. Bufala, ci tengo a specificare, non quella mista, non quella di plastica, insomma una vera mozzarella di bufala. Tanto basilico, un bel filetto di olio crudo, extravergine, buono, e per finire un pizzico di peperoncino. Va bene, allora noi siamo pronti per accomodarci. Avrete capito che vale sempre la pena fare una tappa qui all'antico Girarrosto Ischitano. Presumo che non ci sia un isolano o un turista che non l'abbia fatta almeno una volta, però è come il Colosseo, non è che se ci passi più di una volta vieni a Ischia, non puoi mancare di passare da queste parti. Noi ci accomodiamo, siamo pronti per la nostra chiacchierata, siamo pronti soprattutto per metterci a tavola, non ve la prendete, e soprattutto siamo pronti per presentarvi l'ospite di stasera. Metti una sera a cena, comincia adesso. Ciao, sono Alex Cannava e sono l'ospite di questa puntata di Metti una sera a cena. Amici di Nuvola TV, rieccoci, nuovo appuntamento con Metti una sera a cena. Siamo on the road, qui all'antico Girarrosto Ischitano. On the road non perché ci abbiano sbattuto in mezzo alla strada, non ci siamo ancora arrivati, per fortuna. Siamo all'esterno di questa simpatica, accogliente e, devo dire la verità, profumatissima struttura, in compagnia di Alex Cannava. Buonasera, ciao Vedano. La prima domanda: più DJ o più imprenditore del turismo? Un po' tutto. Però la vera passione qual è? La vera passione è di sempre un po' tutto. Il sogno, se mi chiedi il sogno, nel cassetto che avevo da un bambino, è navigare nello spazio. Non ce l'hai fatto? No. Però siamo ancora in tempo. Sì, siamo ancora in tempo. Anche perché vedo che ormai, insomma, ci si va con sempre maggiore facilità. Oddio, adesso più che mandare gli uomini e le donne nello spazio, mandano spesso sti satelliti, però ogni festa ha un imbucato. No, se magari quindi la tua passione, la tua passione per la musica, sì, nasce come, nasce quando? Era un qualcosa di irrefrenabile, o come accade ogni tanto in storia del genere, sono quelle cose che partono così per scherzo e poi ti entrano dentro? No, infatti è partita un po' così, veramente per scherzo in quel caso, perché mi ricordo che praticamente dovevo fare, c'era mia cugina che doveva fare una festa di laurea,
chiamando un DJ che aveva suonato la festa del mio onomastico, avevo, se non sbaglio, 13 anni, chiese 200.000 lire all'epoca. Sì, vabbè, ma sai che c'è di nuovo? Vendono un giradischi a 50.000 lire, un mixer me lo faccio prestare, un altro giradischi me lo faccio prestare. All'epoca, insomma, non c'erano questi impianti molto sofisticati, prendevamo lo stereo di casa, proprio il classico hi-fi, no? E praticamente mi imbucai a fare questa festa, gratis, logicamente, e mi feci prestare anche i dischi. E da lì poi è cominciata la mia passione. Senti, quando è che poi hai capito che, per carità, io dico sempre, rimane una passione, però alle volte non bisogna nemmeno sminuirla, perché poi a me non piace quando la chiamano passione, perché è lavoro e quindi è professione a tutti gli effetti. Poi possiamo discutere del fatto che sia una professione integrativa e non la prima attività. Quando è che hai capito, insomma, che il marchio Cannava sarebbe stato caratterizzato anche dalla musica? Beh, diciamo, Gaetano, credo intorno ai 21-22 anni, quando all'epoca c'era il 20 anni, se non sbaglio, sì, c'era il Fly, per parlare, insomma, con amici si usava la chat Mirk dal computer. Praticamente facemmo questo gruppo che chiamavamo Irk Night e organizzavamo i meeting, quindi meeting della chat. Man mano da lì abbiamo appunto fatto il gruppo Irk Night e cominciato a fare delle serate. Senti, se la memoria non mi inganna, questo poi lo voglio dire soprattutto a beneficio dei nostri telespettatori più giovani, che sicuramente conoscono Alex Cannava, perché non c'è un fratto dell'isola in cui non l'avranno beccato almeno una volta a suonare, però possono non ricordarsi questo. Sì. A memoria d'uomo, in un paese in cui il by night viene spesso importato, cioè dalla terraferma lo portiamo sull'isola, ricordo male se tu e il tuo gruppo di lavoro siete stati tra coloro che d'inverno scendevate a fare serate a Napoli con quel pubblico che sì, vi accompagnava qui d'estate, sì, che credo sia stato forse un esperimento più unico che raro. Allora volevo che, insomma, mi raccontassi un attimino come è nato, quali sono state le soddisfazioni raccolte in quel periodo, e poi, già che ci sei, anche perché poi quel filone si è interrotto. Allora, sì, mi ricordo che le prime serate, diciamo, sulla terraferma sono stato chiamato come disc jockey, fatto diversi locali a Napoli, tipo la Gai, l'Arenile, lo Sly, il Non Lo So, che poi lì siamo andati proprio col gruppo, facciamo questa domenica, era il 2010, è veramente una domenica di grande successo, dove vedevi proprio i volti che frequentavano l'isola d'estate, li ritrovavi lì, insomma, d'inverno, perché poi di solito li vedevi o qualcuno a Capodanno, poi con la Pasqua, diciamo, che era un po' lo start dell'estate qui a Ischia. E poi invece si è interrotto quando? Beh, ogni cosa poi fisiologicamente finisce. Sì, diciamo che, allora, Gaetano, premessa che tecnicamente, ecco, ogni lavoro, qualsiasi cosa tu fai nella vita, se la fai col cuore, con la passione, praticamente ti viene bene. Io sono di questa idea. Ecco, il mio aspetto, diciamo, artistico by night, da disc jockey o da organizzatore, l'ho fatto sempre per passione. Tutte le cose, appunto, organizzate, anche quest'anno il Desidero che è stato riscontrato un grosso successo alla Torre di Michelangelo, l'ho fatto per passione principalmente, che poi al netto ci sia anche un guadagno, è giusto. Vabbè, che sia così, però principalmente è proprio perché mi piace organizzare, e soprattutto mi piace organizzare delle cose in cui sia i residenti dell'isola di Ischia che i turisti che vengono. Buonasera, Peppe. Grazie, Peppe. C'è anche il nostro Peppe che inizia a deliziarci. Questo può, intanto che tu continui a parlare, io gli do qualche colpetto. Quindi tecnicamente, diciamo, ecco, è far divertire le persone del posto con i turisti principalmente, cioè le persone che ospitiamo ogni anno, di farli trovare belle situazioni, soprattutto all'aperto, in delle location con panorami da mozzafiato, tipo la Torre di Michelangelo, che poi lo scenario più bello di quello, credo, che sull'isola non esiste.
che cosa ha rappresentato quel salto indietro nel tempo, quel tuffo nel passato caratterizzato dalla Pinetella? Beh, va bene in entrambi i casi. Naturale, perfetto. Naturale, va benissimo. Dicevo, nel caso della Pinetella, sì. Noi abbiamo avuto anche Maurizio Filisdeo che ha parlato, insomma, in una puntata di incontri d'estate di questo esperimento. Sì. Che cosa ha rappresentato anche per te a un certo punto vedere anche dei mostri sacri, no? Come Tonino Baiocco, come Pier Di Meglio, che per quelli della mia generazione, tu sei un po' più giovane. Beh, me lo ricordo che andavo a rappresentare. Insomma, vederli tutti lì quella sera, che effetto e che sensazione ti ha fatto? Qualcuno che era presente mi ha detto, guarda, mi sembrava quasi di stare in un film. Sì, infatti poi ho parlato con diverse persone, insomma, più grandi di me, hanno detto, Alex, è stato qualcosa di magico, sembra che siamo ritornato indietro nel tempo, eccetera. La cosa che lì mi ha emozionato, Gaetano, a dirti la verità, nonostante abbiamo avuto delle difficoltà, è stato quello di suonare col vinile. Perché io sono nato col vinile, però poi subito dopo, diciamo, verso il 2002-2003, si è passato al CD, i primi CD 600, dove praticamente suonavi con il CD ed era un salto in avanti pazzesco. Il vero DJ rimane quello col vinile. Beh, quello è fuori discussione. Ti dicevo che nonostante abbiamo avuto grosse difficoltà perché il palco si muoveva, quindi la puntina poteva saltare, i dischi erano sporchi perché abbiamo dovuto dare la cosiddetta spolverata, no? Scavarli in cantina. Scavare i vinili e quindi abbiamo nemmeno il tempo di pulirli, eccetera. È stata veramente un'emozione unica e nonostante sono stati errori nella tecnica, diciamo, di suonare con i dischi, ma è stato apprezzato da tutti. E poi onestamente il suono del vinile con la puntina da cui uscivo quel tocco diverso rispetto alla musica digitale. Quali differenze tra quella che è stata la serata a Fiaiano e quella alla Torre di Michelangelo? È chiaro che la scenografia e l'ambientazione che offriva Carta Romana erano un'altra cosa, però al netto di questa differenza visiva? Guarda Gaetano, onestamente per me sono state entrambi emozionanti, veramente ognuna in un modo particolare. Diciamo che sulla Pinetella lì siamo andati un po' proprio con musica 70, 80, 90, mentre alla Torre comunque ci siamo divertiti anche con musica attuale. Però sono state entrambi emozionanti. Cioè, non ti saprei dire quale preferisco tra le due, onestamente. Senti, la domanda la stiamo facendo un po' a tutti e a furia di farla rischia quasi di diventare scontata, banale, monotona e ripetitiva. Ad Ischia, all'inizio degli anni 80 più o meno, si contavano nella sola frazione di Panza 3 discoteche. Oggi se ne conta mezza, che tra l'altro non se la passa nemmeno bene, ma voglio dire, questo è un altro paio di maniche. Anche tu, come molti addetti ai lavori, non è finito il by night, semplicemente è cambiato, si è modificato, si è evoluto. Però che sta succedendo ad Ischia? Perché l'impressione è che paradossalmente le occasioni di divertimento fossero molte più tanti anni fa che non oggi, anche se mi pare di capire che voi non la pensate in questa. Assolutamente no, Gaetano, è cambiato il modo di divertirsi. Secondo me un po' il Covid ha influenzato questa cosa, insomma, di scendere prima, andare a ballare prima. E in più, personalmente, credo che le opportunità di divertimento adesso sono di più, perché partendo dagli aperitivi, serate, eccetera, ce ne sono molte di più rispetto a quelle che erano, ma anche 12 anni fa o 15 anni fa. Io 15 anni fa ero dentro già nel settore e c'erano 3-4 discoteche, serate, basta. Non c'erano serate all'aperto, tutti quanti volevano le serate all'aperto, eccetera. Non c'erano chissà quanti aperitivi. Mi ricordo, noi nel 2007 abbiamo lanciato il primo aperitivo, Voglio Bene, sulle pedane a Casa Micciola, al Granchio Verde, quella che era proprio di fronte, e mi ricordo che alle 7 del pomeriggio c'erano già 700-800 persone lì perché era all'aperto. Ecco, è la cosa secondo me che mancava.
Ma poi tra l'altro, chi è che viene a Ischia? Vuole sballare all'aperto, cioè stai su un'isola. Locale al chiuso è adatto per la stagione invernale, diciamo, primaverile, autunnale, ma non d'estate. Anche se poi però una volta il Valentino ad agosto per entrare, uno si sarebbe fatto togliere certo, un rene. Certo, certo, quello sì, perché poi rientra un altro, altri giochi, insomma. Anche un fatto di esserci, perché sì, magari infatti, il nome, il infatti, brand. Quello sì. Però io credo che, anzi, mai come quest'anno, tutti hanno fatto delle cose e tutti l'hanno fatte bene. Vi do una notizia, col turismo ci lavora non da ieri mattina. Quindi, dal 2006, dal 2004. Esatto, quindi da un bel po' di annetti, diciamo. Adesso però hai fatto, diciamo così, uno step in più. Non voglio dire uno step migliore, perché il lavoro nel campo del turismo è sempre degno, però... Poi tra l'altro sono sveglio dalle 5 e mezza stamattina, sono andato in ufficio. Dalle 5 e mezza del 5 mattino. E mezza. Allora, tu però sei. Allora, diciamo, tu sei abituato a coricarti alle 5 e mezza, non ad alzare. Vabbè, però voglio dire, più o meno fa lo stesso. Insomma, questa nuova avventura la possiamo svelare. Se posso chiederti anche che cosa ti aspetti, perché chiaramente poi, siccome tu hai sempre tratto sostentamento dal turismo, è sì. Chiaro che adesso che poi sei attore protagonista in prima persona, sicuramente poi dovrai fare di tutto per valorizzare un prodotto e un territorio. Certo, sicuramente. Come dicevo prima, Gaetano, noi di base, anche con il mio socio Carmine, che saluto, abbiamo a cuore Ischia, quindi desideriamo, infatti alcuni prodotti non li trattiamo, non scendiamo nel dettaglio, però non piace, insomma, far trovare male le persone, i turisti appunto che scelgono l'isola prima di noi. Quindi questo è il nostro concept che abbiamo proprio come nostra mentalità. Meglio un cliente in meno e una figura di merda in meno. Bene, perché poi alla fine, ecco, sui social se ne parla, su internet, eccetera. Abbiamo preso in gestione proprio dal 1° novembre, quindi da pochissimo, un albergo 3 stelle a Foria, che è l'hotel Terme Colella. Per l'anno prossimo l'insegna sarà AV Club Terme Colella. AV Club perché? Perché la Leste Viaggi, che è la nostra società, praticamente abbiamo messo AV Club, che sarà la società di gestione alberghiera, sperando non, insomma, che Colella resti il primo e l'ultimo, ma che sia il primo di una lunga serie. Ah, beh, questo ci fa molto 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 piacere. Dove va il turismo ischitano? Ti fa un mestiere come il vostro, soprattutto con le prenotazioni, sì. Ha una percezione di come certi flussi si spostano, se si spostano? Si è molto discusso, sì, di questo agosto un po' diverso, sì, sull'isola. Arrivato, su questo non c'è dubbio, non facciamo i filosofi, arrivato per puro caso, utile girarci troppo intorno, però... Allora, Gaetano, il problema del 2023, ne sono stati diversi problemi. Innanzitutto non dobbiamo fare un paragone con il 2022, perché è stato l'anno... La gente ha fatto i debiti per andare in vacanza, voglio dire, no? D'eccezione, quindi tecnicamente quello è un anno che capita una volta ogni tanto per una serie di condizioni. Non è facile, insomma, replicare un primo posto, no? L'anno dopo. In più, diciamo, quest'anno gli aspetti che hanno indotto le persone a non scegliere Ischia sono stati diversi. Uno può essere stato la frana che purtroppo abbiamo avuto l'anno scorso, perché proprio nel periodo quando si devono prenotare i gruppi, quindi dicembre, gennaio, febbraio, si devono prenotare i gruppi per l'estate, c'erano continue... Eccomi, ah, ecco Peppe. Eccomi. Con... Ah, questa Peppe. È la pizza in tuo onore. La pizza Peppe. Eccola qua. Perfetto. Prego, lasci grazie. Il sì. No, 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 assolutamente. Le ho già tagliate. Questo non avevo dubbi, anche perché altrimenti sarebbero stati problemi seri. Allora, aspetta che mi devo districare. Non è una cosa semplice, fatto più o meno, vai. Vabbè, questo è il bello, insomma. Vedi un po' come te la cavi tu. Nel frattempo dicevi? Ti stavo dicendo che purtroppo, diciamo, nel periodo in cui, nei mesi in cui si dovevano dare i gruppi sono di meno, perché c'erano continue allerte meteo. Non dimentichiamoci che questo è il primo anno che è stato proprio Covid free, quindi tecnicamente il Covid è scomparso così all'improvviso. L'anno scorso è scoppiata la guerra,
febbraio 2022, quindi ha indotto molte persone a non andare all'estero, arrivare in Italia, perché non sapevano che cosa tecnicamente volesse dire questo scoppio della guerra. E logicamente quest'anno un po' anche per i prezzi l'Albania è andata fortissimo. Noi l'abbiamo venduta sul nostro portale principale. Ma ha funzionato sicuramente in termini di prenotazioni. Sì, ma anche il Mar Italia ha sofferto, Sardegna, Sicilia hanno sofferto tutti, non solo. Alla gente è piaciuto, perché secondo me in tanti poi si sono lamentati. Si sono lamentati perché logicamente, Gaetano, noi italiani siamo esigenti. Lì non c'era quella cultura, si sono trovati anche impreparati. Logicamente dal cibo, partendo insomma da tante cose, anche se poi sono strutture nuove, fatte bene, che noi insomma qui li vediamo un po' con il dito, non lo dobbiamo essere mai. Sa già sta pizza che vale. Io sono sincero, anche quando parla da imprenditore, da addetto ai lavori del turismo, è molto molto interessante, però che ci volete fare? Io proprio c'ho il pallino di Alex Cannava DJ, quindi sentirlo parlare di massimi sistemi mi fa strano. Allora torniamo a cose più frivole. Due domande. Sì. Domani mattina arriva Aladino, il genio della lampada. Sì. E puoi esprimere tre desideri. Io mi rifaccio a quella che è la tua attività, ovviamente, di DJ. Allora lui ti dice, guarda, ti faccio... Devo rispondere solo... Ah, ok, mi fai tu... Ti faccio suonare nel locale o nella location, non deve essere per forza un posto al chiuso, dove hai sempre desiderato suonare, accompagnato da un DJ o da un producer con il quale hai sempre sognato di fare una serata. Vai, mettiamola così, i desideri sono due, non esageriamo. La domanda a questo punto, non so se da $1 milione o è una cosa sulla quale Alex Cannava ha le idee chiare, è la seguente: la tua scelta cade su? Sai, mi trovi impreparato, che non è la risposta, perché onestamente non ho mai desiderato di suonare in chissà, cioè sono contento e felice di quello che ho fatto oggi. Non c'ho un sogno nel cassetto da voler realizzare sotto questo punto di vista. Cioè veramente mi reputo già di aver fatto tanto, non di aver terminato, no, assolutamente, perché non si finisce mai nella vita, mai. Però sono veramente soddisfatto. Il sogno nel cassetto è un desiderio. E desiderare qualcosa, no. Forse perché sono sempre realista, anche se penso in positivo su delle cose, dico, però proprio come desiderio forte. Il non fermarsi mai vale per lui che suona e vale anche per quelli come me che hanno qualche annetto, ma a cui ascoltarli piace veramente. Tu piace quest'anno veramente. Poi sei stato quest'estate... Pressoché un abitué. La musica è vero, no? Salverà il mondo. Io dico sempre che quando ascolti un brano musicale, che sia di disco music, che sia un qualsiasi, e ti prende quel brivido, hai la sensazione che la musica ti aiuta a farti sentire vivo. Posso chiederti per te realmente cos'è la musica? La musica secondo me scalda l'anima, il cuore scalda te stesso, ti dà, ecco, dicendo, no, viene la pelle d'oca, escono anche qualche lacrimuccia, no? Un'emozione, soprattutto su dei pezzi, suonarli in quel momento, vedere anche poi la risposta del pubblico quando ti segue in un certo modo, è un'emozione unica, cioè sono delle sensazioni che si provano all'interno, ognuno in modo diverso, singolare. Prima di fermarci tra virgolette, perché poi prima di passare al secondo round voi vi perderete, insomma, io e Alex che con calma finiamo la pizza Peppe, a un giovane che si approccia, anzi no, un giovane, a un ragazzo più giovane di quanto sia giovane Alex Cannava, che si approccia alla console, quale consiglio daresti? Una volta era veramente una moda, no? Fare il DJ significava essere figo, oggi forse non c'è più. Essere concentrato sempre verso il discorso della musica e non pensare di voler stare e suonare dappertutto per un discorso economico. Questa è la cosa che io
ecco ad esempio battesimi, comunioni, ma non li ho mai voluti fare perché, cioè al limite a volte sono andato a non per, una discorso, per un discorso di prezzo, anzi mi hanno offerto anche 1.000 euro per il matrimonio, ma non ci sono andato, anzi sono andato a suonare il matrimonio anche gratis, perché mi piaceva, poteva piacermi il matrimonio, la situazione, le persone, ecco. Ha sbagliato a dire questa cosa perché c'ho la... C'ho la piccola che fa il 18° a settembre. Adesso due sono le cose. O mi chiede, sono fuori, sono fuori. O mi chiede 1.000 euro o ci viene gratis. Allora là ce la giocheremo, ma vi terrò informati. Il lato A della nostra puntata di Metti una sera a cena si ferma qui. Non vi nascondiamo che adesso tra una cosa e un'altra ci finiamo di sganocchiare questa pizza. Perché è buonissima. Parte la raffica di domande al nostro Alex prima di salutarci. Allora il tempo che noi ci alziamo, ci spostiamo in altra location e poi ci sarà il botta e risposta con il nostro ospite e torniamo davvero nello spazio di un amen. Seconda parte della nostra puntata di Metti una sera a cena, sempre qui dall'antico girarrosto ischitano. Siamo con la pancia un po' più piena rispetto a prima, quindi siamo anche un po' più comodi e siamo pronti per partire con la nostra raffica di domande con l'ospite di stasera, che a beneficio di qualcuno che si fosse perso qualcosa per strada è sempre Alex Cannava, non è cambiato nulla. Allora, parto con la prima. Quale nome di battesimo ti sarebbe piaciuto se non ti avessero chiamato Alex? Io mi chiamo Alexander, ma Alex è il mio nome preferito. Quindi non ti poteva andare meglio. Tre aggettivi per definirti. Solare, simpatico e disponibile. Qual è il tuo punto debole? La sensibilità. Accidenti, capito. Qual è invece il tuo punto di forza? Essere diritto. Cioè puntare un... E sto diritto me lo devi, sto diritto me lo devi spiegare. Te lo devo spiegare. Puntare l'obiettivo era testato. Ah, testato, ecco qua, è uscito, non mi veniva. Scusate. La parolaccia che dici più spesso? Vaffanculo. Ah, se pensavo cazzo. Il giorno più bello della tua vita? Il giorno del mio compleanno. Ogni anno, quindi. No. Vabbè, quindi sei fortunato perché sono... Hai avuto 43 giorni bellissimi in vita tua. 42, il 43esimo ancora deve arrivare. Facci un colpo di telefono che ci saremo sicuramente anche noi. Qual è stato invece quello più brutto? Due, quando ho perso mia mamma e mio padre. Il giorno che ho perso mio padre e mia mamma. E no. Qual è la prima cosa che fai al mattino? Fumo la sigaretta. Prima del caffè pure. Prima del caffè. Da ex fumatore ti posso capire, devo dire la verità, io mi alzavo la notte per fumarla, però almeno al mattino, vabbè, forse io ho il caffè, chi me lo fa, magari tu lo devi preparare. Allora, la macchinetta. L'ultima cosa che invece fai la sera, fumare una sigaretta? No. No, il bagno, ogni giorno. Cosa cambieresti del tuo corpo? Adesso molte cose. Vorrei andare in palestra in realtà, la pancia. Le tre cose, e qua non dire cazzate, le tre cose in ordine di importanza dove cade l'occhio che guardi in una donna. Il viso. Viso in ordine di importanza, calma. Vabbè, il viso. Il viso, okay, vabbè. È importante. Vabbè, va benissimo. Dipende poi da quello che devi fare. Ah, certo, vabbè, poi? Il seno. Il sedere, io l'avrei fatto al contrario, secondo me, sedere, seno e viso, però ha voluto essere diplomatico. Qual è il tuo sogno ricorrente? Il mio sogno ricorrente? Quello di fare del bene. Per il mestiere che fa, di sogno ne fa pochi perché la notte di solito è sveglio, quindi ci ha messo un po' per pensarci, ma è giustificato. Qual è la brutta figura, più brutta figura che hai azzeccato in vita tua? Mi trovi un po' la brutta figura. Mo ci stai pensando, perché sono parecchio o perché sono poche? Da, secondo me sono parecchi, ma adesso non mi viene nemmeno una. Torniamo a parlare di donne. Il palo più clamoroso che hai preso in vita tua, quello che proprio non si scorda e che, voglio dire, condiziona proprio anche la psiche umana. Ma a me non mi ha condizionato, in quel momento sì, oddio. Di essere sicuro di andare, insomma, a dama. A dama, e praticamente ho preso buca. Sì.
Complimenti alla signora o signorina. La bugia più grande che hai raccontato? Bugia più grande che ho raccontato? Quando spesso, insomma, da ragazzo rubavo i soldi ai miei dal portafoglio e dicevo no, quando mai? Oppure che tipo rubavo la macchina a 15 anni. Vabbè, rubare i soldini si poteva giustificare, la macchina era un po' più complicata. Questa è una domanda retorica, nel senso che potrei rispondere io per lui sì. Tutta la vita hai mai fumato una canna? Vabbè, che cazzo te lo chiedo a fare? L'ultima l'ho fumata a 16 anni, te lo giuro, te lo giuro. 26 anni che non fumi una canna. La prima volta che ho fumato una canna mi sono sentito malissimo e non l'ho toccata più. Quella... Ah no, scusa, me l'ho fumata la seconda volta in Giamaica. Perché in Giamaica come cazzo fai? È come andare con la moglie al centro commerciale e non oppure strisciare. Andare a Roma e non vedere il Colosseo, no? È inevitabile. Venire a Ischia e non vedere il Castello. Senti, quella volta che ti sei ubriacato è in maniera così pesante che ti sei risvegliato in un posto chiedendoti come fosse possibile che ti trovassi lì. È stato il 2008, sì. Cioè, dove ti sei risvegliato? Mi sono risvegliato a casa. Vabbè, però voglio dire, io una volta mi sono risvegliato su una canoa sulla spiaggia di Cartaromana. Però la macchina, che era successa la macchina. Ah, la macchina, beh, quella è una storia lunga, facciamo a meno di raccontarla. No, niente di che, il lavaggio assurdo, non la voleva, l'altro lavaggio non voleva lavarla. Vabbè, mettiamola così. Hai mai fatto un'orgia? Sì. Ah sì, non ti chiedo come è andata, perché a quest'ora ci guardano pure i bambini. La tua più grande paura? Quella di fallire. L'ultimo libro che hai letto? Chi cazzo ce l'ha il tempo di leggere un libro? Però non lo so se tu invece... L'ultimo libro che ho letto... Il Corriere dello Sport, no. No, un giornale quello, no? Non rientra. No. Quelli di scuola. Credo forse qualcosa della comunione, la Bibbia, tipo qualcosa del genere. Andando verso il momento... Alla comunione. Ah, la comunione. Io pensavo che ti stessi andando in crisi mistica, la classica crisi, sai, degli over 40, che a un certo punto... Ah, leggo libri, insomma, di corsi, di aggiornamento, ma non... Qual è il tuo film preferito? Il Grande Gatsby. Il tuo piatto preferito? Ne sono 3-4. La parmigiana? Melanzana fatta a Cristiano, sempre, parliamo sempre di melanzana a funghetto, il gatto di patate, ci sono diversi, il tiramisù. Cioè, praticamente se mi dici pure il quarto, sforiamo il tetto delle 10.000 calorie con quattro pietanze. Qual è? Dai, sparane un'altra a questo punto. Cattò, parmigiana, tiramisù, facciamo poker. E le melanzane a funghetto. Una cosa leggerissima, dopo ci vuole, diciamo così, il vicinetto per digerire. Sì. Donne, attenzione, la posizione prediletta del Kama Sutra da parte di Alex Cannava. Ma non la posso dire, dai. Perché non la puoi dire? Vai, non la posso dire. Non si può mai sapere, ti fai un po' di pubblicità. No, qualcuno che ha quella lì normale. La classica, diciamo. Classica, quindi se qualcuno, quelli che amano ancora le cose di una volta, sanno, poi mi chiamate, vi giro anche il numero di telefono. Se poi siete di serie A, non te la prendere, insomma, ti faccio da... Vabbè. Il personaggio femminile famoso che rappresenta il tuo sogno proibito. Detto volgarmente, quella che ti ingrupperesti senza contare fino a 10. Diletta Leotta. Diletta Leotta, vedi, il ragazzo è preparato. Dove andresti, chiesto a uno che lavora nel settore del turismo, dove andresti in vacanza, a parte Ischia che resta il posto più bello del mondo, ma siccome ci vivi, dov'è che invece andresti in vacanza? Ritornerei volentieri a New York. A New York. La notte in console che non dimenticherai mai e perché? Questa è una bella domanda. Scanzano Ionico, 2010. Eravamo praticamente con Franz in questo villaggio che facemmo 3 giorni con i ragazzi di Napoli che organizzarono questi 3 giorni nel villaggio. Praticamente facemmo un aperitivo lungo fino alle 10 di sera. Eravamo tutti stracotti. Dovevamo fare la serata alle 10 che cominciava. Andiamo tutti a dormire alle 10. Improvvisamente alle 2 di notte con i ragazzi, no, dobbiamo suonare, 2:30 non stavamo dormendo, tutto il villaggio dormiva, che erano tra l'altro tutti i ragazzi che avevano aderito a questa iniziativa.
no, no, dobbiamo andare a suonare. All'improvviso andiamo in console sulla, sulla piscina, cominciamo a mettere la musica e uscivano man mano tutti dalle camere col pigiama, poi tutti in mutande, bagno in piscina. Siamo stati fino alle 8 del mattino, bellissimo. Bello. Cosa fai nel tempo libero quando resti a casa? Tu dirai che quando è che restiamo a casa, qualche volta succede, no? Qualche volta succede, gioco un po' con il mio cane, con Diego, guardo un po' di TV. Pasta o pane? Pasta e pane. Vino o birra? Vino. Il tuo animale preferito, cioè già Diego. Risposto probabilmente un attimo fa, Diego, che sarebbe il cane. Sì, diciamo il cane come la squadra del cuore. Inter. Nessuno è perfetto, però non fa niente. Vabbè, dai, questa concedimela. Ah, proprio, ci hai perso proprio qualche settimana. Sì, qualche Allora, recita un proverbio nel quale più o meno ti rivedi. Se no te lo dico io, dopo aver ascoltato, faccio un po' lo psicologo, vai. Chi fa da sé fa per tre. Ah, beh, dopo, bravo, dopo, bravo. Dopo averti bravissimo, ascoltato un po', vedi, bravissimo. Durante la... dovevo studiare le scuole superiori. Secondo te c'è vita dopo la morte? Sì. Tipo, fammi un po'... Sicuramente esiste qualcosa, c'è qualcosa. Quindi tu ne sei di questo fermamente convinto. Sì. Cosa bisogna avere nella vita? Felicità, soldi e successo. Cosa invece, a proposito di soldi? Beh, la felicità raggruppa un po' tutto, poi ognuno è felice proprio. Hai anticipato quella che era la prossima. Sì. Da 0 a 10 quanto contano i soldi? I soldi sono un completamento della felicità. Contano 6. Qual è la tua concezione? Questa è tosta, non è proprio da rispondere tipo domanda a raffica. Qual è la tua concezione della politica? Passiamo appresso. Cosa non faresti nemmeno per 10 milioni di euro? Difficile trovare qualcosa che uno non farebbe per 10 milioni. Te lo dico, poi lo scrivi nei sottotitoli. Lo mettiamo nei sottotitoli, ce lo dice a fine serata, lo mettiamo allora nei sottotitoli, non sto scherzando. No, veramente, veramente, è un po' brutto. Regia di operatore di ripresa. Vabbè, lo metteremo in forma un po' edulcorata nei titoli di coda. Come ti immagini tra 20 anni? Tra 20 anni sempre con lo stesso spirito e voglia di fare le cose. Il tuo compagno di console Franz sicuramente in questo momento ti sta guardando, digli qualcosa. Ciao Franz, viva la vita, violini, violini, violini. Allora, abbiamo detto che credi che ci sia qualcosa dopo la morte, credi anche alla magia? La magia... beh sì, diciamo si deve credere per forza, logicamente. Preferisci il mare o la montagna? Entrambi. Qual è? Entrambi, non ho una preferenza. Non hai preferenza. Qual è Ma la forse cosa... più mare. Qual è la cosa invece che ti fa più incazzare? Quando... la cosa che mi fa più incazzare... quando vogliono prendermi in giro. Se potessi andare a cena con un personaggio storico, quale sceglieresti e perché? Storico, storico che non c'è più. No, anche abbastanza, insomma, si presume per far parte della storia che sia passato a miglior vita, però se ce n'è uno recente che è ancora tra noi... Zanetti. Zanetti, guarda un po', il super... esprimi un desiderio. Non si dice, giustamente, lo si esprime, ma questo voce lo dici nell'orecchio? No. Il superpotere che ti piacerebbe avere? Teletrasporto. Non hai incontrato mai uno stronzo più stronzo di, a parte il sottoscritto, sì. E no, infatti perciò, poi ce n'è un altro o vinco per distacco? C'è leggermente avanti. Sono leggermente avanti, vedi, poi dicono sempre che sono indietro. Quali erano, se c'erano, perché io per esempio per quanto mi riguarda me ne ricordo veramente molto poche, le tue materie preferite a scuola? La geografia. La geografia sì, che comprendeva anche... comunque i pianeti eccetera, perché mi piacciono molto, molto studiare il sistema solare con i pianeti, le galassie eccetera. Come intitoleresti la tua autobiografia? Ciao, sono Alex Canova, 42 anni, fotomodello.
fotomodello. È vero che è meglio un giorno da leone piuttosto che 100 da pecora? Certamente. E l'ultima, e ci salutiamo, quanto impiegherai dopo questa intervista per mandarmi a fare in culo? Adesso vaffanculo, va, devo andare a dormire. Grazie. Allora, dove ci mettiamo? Di qua o di là? Fa lo stesso, vai, guardiamo di là. Abbiamo finito anche questa puntata di Metti una sera a cena. Devo dire la verità, anche queste 50 domande sono state una cosa particolarmente complessa, perché ci è toccato farcele praticamente con lo spiedo alle nostre spalle, con l'odore che emanava un profumino che a confronto il Jean Paul Gaultier non era nulla, ragion per cui, ragazzi, siamo sinceri, io ed Alex adesso ci salutiamo e torniamo in console, però quella console che piace tanto a me, la console preferita. No, ma è anche la mia. Anche la sua. Intanto ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, ti facciamo l'in bocca al lupo per tutto, soprattutto per questa nuova attività. E non si dice crepi, assolutamente, per questa attività imprenditoriale con la quale ti auguriamo, insomma, di portare anche un po' in alto il nome di Ischia, perché piano piano ne stiamo prendendo consapevolezza, però ce n'è tanto bisogno. La strada ancora... Ovviamente, mi raccomando, non rompere i coglioni, l'anno prossimo d'estate, fatta una certa ora, lascia l'albergo e vieni in console, se no ci fai cadere in depressione. No, io resto sempre in agenzia. Ah, ecco, quindi. Ah, ecco, va bene. Quindi comunque poi la sera ci si vede sempre. L'albergo non andrò proprio. Quindi. Ah, quindi after hours, però l'importante è che ti fai trovare... Dove... Anzi, lo facciamo in albergo. Ok, dove c'è un po' di sana musica, quella che, come abbiamo detto prima, salverà il mondo. Grazie anche a Tommaso Cutellesi e a Michele Manzo che hanno curato regia e parte tecnica. Metti una sera a cena, ritorna presto su Nuvola TV. Ciao Alex. Ciao.